Cosa di meglio della notte per parlare dell'ombra? Tutti quanti rispetto all'ombra hanno le loro idee, ci fa paura, si tende a ritenere che se non c'è la luce non c'è l'ombra. Si tende a dire che bisogna combatterla o magari conoscerla. Ma di che ombra stiamo parlando? Guarda la notte. È infinita l'ombra. Ci sono la foresta, il fiume, gli animali, il cielo, le stelle, ma solo l'ombra che possiamo raggiungere con il nostro sguardo, nel quale possiamo portare la luce al senso. E cosa c'è di male nell'ombra che possiamo vedere? E che senso ha voler vedere un'ombra? Voler arrivare a un'ombra, là lontana, nascosta nella foresta. Quanti animali, quante bestie abbiamo dentro, probabilmente. C'è tutto, c'è l'infinito, ovunque. Ma a che serve? Guardiamoci intorno. Accettiamo l'ombra. E cogliamola per quello che è. Nell'ombra ci si riposa, si trova rifugio, dall'ombra ci si protegge, l'ombra un po' la si esplora, la si accetta, si va piano. L'ombra ha la sua funzione e non c'è nulla di male. L'ombra può essere qualcosa che non sappiamo di noi stessi e quando la vediamo, eccola qua. Una paura, un limite, un egoismo, un desiderio magari non troppo politically correct, un momento di ira. Guardalo. Di conoscere la vera natura, permettitelo. E forse comprendiamo un po' di più questo gioco tra la luce e l'ombra, che è la sfida forse più grande della nostra esistenza.